Ragazzi, e benvenuti in questo nuovo video. Sono sempre io, Panda di Gamer, e ci troviamo sul canale dei Games Grabbers. Allora, perché sto facendo questo video, ragazzi? Vi siete sempre chiesti come, appunto, quale fosse un buon programma per registrare, per fare dei video in buona qualità, sia audio che video, però senza creare file giga enormici? Bene, allora questo video fa per voi. Perfetto, allora ragazzi, ci troviamo qui per spiegare, per introdurvi, questo piccolo programma che si chiama Dixtory. Allora, iniziamo subito col dire però una cosa. Dixtory è un programma adatto per computer di media fascia, ovvero computer sui 500-600 euro che abbiano un buon processore e un buon processore. Mettiamola così, ragazzi, non ve la complichiamo troppo. Ok, allora ci troviamo sulla pagina principale di Dixtory nella sezione download. Allora, cosa c'è da dire subito? Allora, Dixtory necessita del Net Framework 4.0 che è disponibile solamente dal sistema operativo Windows Vista in poi. Ok, quindi è un programma prettamente per Windows e potrete scaricarlo appunto stesso da questa pagina, avrete il link diretto che troverete in descrizione. Ok? Vi consiglio ragazzi di scaricare la versione stabile che i programmatori appunto vi rilasciano perché le ultime versioni di solito sono quelle un pochino più buggate, mettiamola così, che potrebbero crearvi dei problemi. Ok? Allora, io ho già personalmente scaricato e installato Dixtory, infatti lo avvio pure. Perfetto, l'ho già scaricato e l'ho già installato. Ora, prima di diciamo andare nel dettaglio di Dixtory, vi consiglio di scaricare questa cosa che si chiama codec. Allora, il codec è ciò che ci permette di registrare in buona qualità. Mettiamola molto così, molto semplice. Troverete il link di questo codec, che è quello che personalmente io uso, che permette con Dixtory di fare dei video di mezz'ora e farli solamente grandi 2 giga. Di solito con Dixtory, col codec predefinito di Dixtory, un video da 10 minuti esce di 20 giga, una cosa del genere. Quindi ragazzi, vi consiglio veramente tanto di utilizzare questo codec. Ok? Allora, dopo averlo scaricato, io già ho scaricato e installato tutto, appunto lo dovremo installare. Ci vogliono pochi istanti e avrete appunto l'installazione. Ora, dopo aver avviato Dixtory, come ho fatto io, però prima l'ho fatto, ma non fa niente, troverete questa schermata, ok? Allora, cosa sono tutti questi tasti, questi bottoni, eccetera, eccetera? Allora, iniziamo subito a vedere le impostazioni che ci interessano a noi. Allora, quelli video, quelli appunto delle hotkey, quelle principali, però le vediamo alla fine, e quelle appunto avanzate, e quelle dell'audio. Cioè, quasi tutto. Ok. Va bene, no, scherzo, stavo scherzando, non tutte ci servono, ma effettivamente ci servono solamente quella del video, dell'audio e quelle avanzate. Allora, andiamo subito su quelle del video, ok? Allora, noi all'inizio avremo selezionato il codec di Dixtory predefinito, ok? Noi andremo a selezionare X264VFW, che è il nome del cavolo, però è un buon codec, lo andremo a selezionare. Allora, ragazzi, qui cliccando su questa penna, questa matita che non la riesco a capire bene che cosa sia, avremo appunto le impostazioni del nostro codec. Ora, ragazzi, io appunto vi sto mostrando le impostazioni che tengo io. Non mi ricordo se queste sono già di default, però non mi pare, forse avrò toccato qualcosa, però l'ho fatto un po' di tempo fa. Comunque, ragazzi, una volta installato questo codec, vi consiglio di impostare queste impostazioni identiche, in modo da avere non avere appunto video giga enormici e appunto avere dei video di buona qualità. Ok, potrete stoppare il video appunto mentre appunto vedete le impostazioni e ve le settate appunto sul vostro Dixtory. Ok, perfetto. Io premo ok, in modo avete visto le impostazioni che avevo e cercate di metterle uguali. Poi se volete ragazzi qualcosa di più preciso, me lo chiedete che poi magari lo faccio sul mio canale e vedremo, ok? Però andiamo avanti. Allora, cosa sono tutto il resto? Allora, quello che a noi ci interessa adesso, ragazzi, è il frame rate, ovvero a quanti frame deve registrare il nostro Dixtory. YouTube mostra i video a 30 fps, se lo stavo dicendo in inglese. Ok, li mostra a 30 fps, quindi vi consiglio di selezionare 30 fps, giustamente. Poi selezioniamo la nostra opzione di output, ovvero file output.
Quindi, ovvero che ci salva il file, cioè che ci salva il video in un file. Scegliamo il formato AVI, non scegliamo RAW CAP perché altrimenti poi dovremo convertirlo in AVI, quindi è un po' un casino. Quindi voi scegliete direttamente AVI. Qui nelle opzioni possiamo selezionare se includere il movimento del mouse come state vedendo, oppure sincronizzare, ovvero i video degli FPS. Ovvero, cioè appunto stabilizza i video gli FPS del gioco e del video, quindi ad esempio il gioco va a 100 fps, il video va a 30, diciamo ve lo stabilizza a 60 e 30, per esempio, ok? Anche se registra sempre in 30 fps, ok? Ora qui possiamo selezionare, diciamo, la qualità, la risoluzione del video, ovvero con la percentuale, ovvero della finestra che abbiamo aperta sta a 100%, quindi noi abbiamo una finestra in 1080x720, per esempio, che è lo standard dell'HD, selezioniamo 100%, quando andremo a registrare con Dixery, suonerà in 1080x720. Oppure possiamo scegliere una grandezza customizzabile, ovvero possiamo scegliere 1080x720 oppure 1080x700, per esempio, però non vi conviene sempre 1080x720, che è lo standard HD. Ok ragazzi, perfetto, questa diciamo era la parte del video che ci interessava, non è stato molto complicato se non vedere tutte le impostazioni del codec, ma basta copiarle paro paro e siamo a posto. Ok, ora andiamo sull'audio. Allora ragazzi, l'impostazione dell'audio è molto importante, sapete perché? Perché? Allora noi dobbiamo scegliere se registrare solo il nostro microfono oppure l'audio, poi ovviamente sceglieremo tutti e due, quindi dovremo creare due canali, ovvero due canali. E appunto selezionare in uno il microfono, selezionare il volume, che vi consiglio di metterlo sempre a 100 e poi editarlo dopo sul programma di editing, e selezionare anche le nostre cuffie o le nostre casse, quello che avete, in modo da avere i suoni magari sia del gioco che della vostra voce. Ora qui ragazzi dovremo spuntare l'opzione Record Sound, che è quello che ci permetterà di registrare i suoni, a meno che non vogliate fare video muti, cosa che non vi consiglio. Però possiamo selezionare anche un'altra opzione, ovvero Use a Push Talk Hotkey. Allora, che cos'è questa cosa? Allora, questa opzione ci permetterà di non registrare un flusso continuo dell'audio, ma ci permetterà di registrare appunto l'audio solamente impostando un tasto della tastiera particolare con cui parleremo. Diciamo, ci abilita la registrazione audio solo quando premeremo un determinato tasto. Ok? Ora, passiamo alle impostazioni avanzate. Prima di passare alle impostazioni avanzate, vi consiglio di selezionare di ogni vostro appunto canale dell'audio, vi consiglio di selezionare l'audio codec PCM e appunto il formato in PCM 48.000 Hz a 16 bit stereo, che è quello diciamo di default, diciamola così in maniera molto semplice. Ok, adesso andiamo alle avanzate. Di tutte queste impostazioni avanzate, ragazzi, dobbiamo vedere solamente processing threads e dobbiamo settarlo a 1. A meno che non abbiamo un PC con un processore molto potente e possiamo aumentarli. Però che cos'è questo processing threads? Ovvero questo processing threads ci occupa un core del nostro processore, ovvero noi abbiamo un processore quad core. Ovvero che ne abbiamo 4, quindi ne utilizzeremo uno, quindi ne avremo poi 3 per il gioco, ne utilizzeremo uno per appunto utilizzarlo, per appunto scrivere il file video. Ok ragazzi? Un'altra cosa che vorrei dire, appunto concludo, è appunto le impostazioni delle hotkey, ovvero ciò che ci permette di registrare premendo un tasto della tastiera. Come vedete, cliccando possiamo selezionare qualunque tasto vogliamo per iniziare la registrazione, che è il primo. Poi il push to talk, come avete visto prima, se magari ne avete uno, però io non lo uso personalmente. E poi qui possiamo mettere tutte le altre hotkey per quanto riguarda gli screenshot, ma non vi consiglio di utilizzare Dixory per gli screenshot, ma solo per il video. Ragazzi, allora, in descrizione troverete il link di download di Dixory e del codec. Inoltre troverete anche in descrizione il link del mio canale, dove appunto potrete vedere degli esempi di video fatti con Dixory, la qualità del video e anche dell'audio, anche se purtroppo ho dovuto diminuirla un pochino attraverso Camtasia, ma va bene, non fa niente, e vedrete appunto che è una buona qualità e fa attraverso questo codec video molto molto piccoli, nel senso molto piccoli in formato di giga, ok, di peso, e niente di che ragazzi. Direi che per questo video possiamo finirla qui. Se avete dubbi, domande, potrete scrivermi nei commenti qui, oppure mi mandate un messaggio privato sul canale, oppure mi trovate sul TS di Liu4316 sul Main Combat. Troverete tutti gli IP, eccetera, eccetera, in descrizione, quindi vi consiglio di guardarli tutti, quindi mi potete contattare in qualunque modo. E ragazzi, direi di invitarvi a lasciare un bel mi piace, un commento ed iscrivervi al canale, e di vederci al prossimo video. Ciao a tutti!